mi lasci dire, dottor Vespa, due cose. Prima di tutto, noi non abbiamo cercato nessuno, nel senso che noi non abbiamo fatto scouting internazionale. Ho semplicemente detto pubblicamente in più occasioni dai primi di gennaio che se ci fosse stato qualcuno disponibile, noi eravamo disponibili a valutare le offerte. Di offerte ne sono arrivate molte, sono state selezionate e due in particolar modo si sono poi trasformate in due proposte contrattuali da 12 milioni e 15 milioni di dosi di vaccino. Ai prezzi, diciamo. Presidente, quale prego? Vaccino? Quale vaccino? E questi sono Pfizer. A prezzi in linea con il mercato, io le dico per correttezza, non ho voluto né incontrare persone, tantomeno vedere i contratti. Quindi, proprio perché penso che l'indicazione di chi governa sia quella di procurare i vaccini. Dopodiché, il mio direttore generale della sanità segue questa partita. Abbiamo inoltrato una domanda, seguendo i canali ufficiali, guardi, non abbiamo disturbato il presidente AIFA, il direttore nessuno ad AIFA, mandando una PEC il 3 febbraio. Ci hanno risposto venerdì scorso, ci hanno detto parlate con il dottor Arcuri. Ieri ho parlato direttamente con il dottor Arcuri perché mi ha cercato e ha spiegato che c'è questa offerta e finiamola con questa leggenda metropolitana, me lo lasci dire, dottor Vespa. Sembra che l'Europa abbia in mano la fabbrica che produce vaccini. Il mercato è globale e finiamola anche con le leggende metropolitane, non lo dico a lei ovviamente, della figura dell'intermediario, no? Sembra quasi il mercato nero. Noi come Regione Veneto investiamo circa ogni anno 1 miliardo di euro in farmaci e la stragrande maggioranza di questi farmaci li compriamo tramite intermediari, non è che la fabbrica arriva con la valigetta e firma il contratto, ci sono dei licenziatari, dei concessionari, degli intermediari, insomma così si vendono i farmaci come si vende qualsiasi altro prodotto sul mercato internazionale. Senta, lo Stato di Israele ha vaccinato tutti i loro cittadini e si sono approvvigionati con 30 milioni di dosi Pfizer. Cioè questo è quello che è accaduto. Quindi se l'Italia continua a pensare che il mercato sia assolutamente blindato, si sbaglia. Notizia di questa mattina è che sembra che la Germania si stia approvvigionando di 150 milioni di dosi. Se noi non ci svegliamo, arriveremo sempre da buoni ultimi. Guardi, noi non l'abbiamo fatto per cercare la rissa. Mettiamo a disposizione i contratti, ovvio che chiediamo che la nostra parte la vogliamo. E se poi a livello nazionale si decide che è meglio aspettare 5, 6, 7, 8 mesi, noi diciamo che non siamo d'accordo. Senta, posso chiederle che cosa le ha risposto il commissario Arcuri? Ma le devo dire con onestà che il commissario non si è meravigliato. Mi ha detto, guarda, prima di iniziare ogni ragionamento, fatevi dare i numeri, diciamo i codici dei lotti, che andiamo subito a capire, rispetto alla casa madre, se ci siamo con l'offerta. Guardi che noi siamo stati i primi a dire verifichiamo l'offerta. Nel senso che è fondamentale che in quei flaconcini ci sia del vaccino, non ci sia acqua distillata o non ci sia una truffa. Però le devo anche dire che il mio direttore generale, il dottor Flor, mi dice attenzione che gli intermediari selezionati li conosciamo perché alcuni hanno anche rifornito dispositivi durante la prima fase del Covid piuttosto che respiratori e il materiale è arrivato. Guardi, non è proprio così difficile. Immagino, guardi, che magari non siamo stati quelli sempre più onesti e abbiamo fatto tutto alla luce del sole. Immagino che qualche collega abbia le offerte, stia trattando e magari alla fine avremo la sorpresa con il camion sul piazzale. Noi comunque abbiamo voluto far tutto alla luce del sole. Certo è che non ci aspettavamo 27 milioni di dosi di indisponibilità.